Adriana Galgano, candidato sindaco per Perugia per la lista Scelta Civica. Il senso di questa bellissima manifestazione? Il senso di questa manifestazione è che noi ci vogliamo riprendere la città che è stata abbandonata alle forze illegali. Nei posti che sono stati abbandonati dalle famiglie, dalle attività, noi vogliamo riportarci le famiglie, ci vogliamo riportare le attività. E questa nostra fiaccolata per i luoghi del degrado di Perugia sono un simbolo di questa nostra forte volontà a farlo. Insomma, facciamoci vedere e riconquistiamo le posizioni. Sì, ed è per questo che abbiamo fatto le nostre iniziative nella sala ristoro della stazione. Quando abbiamo fatto le nostre iniziative, ci abbiamo addirittura portato il ministro Giannini, la stazione è tornata a vivere, di persone come noi, e noi dobbiamo riportare nei luoghi difficili della città le persone come noi, tante persone come noi che si rimpadroniscono della città. Bene, allora Perugia è sempre più bella da vivere. Certo, Perugia bella da vivere e sicura dove camminare. In tema di sicurezza sentiamo Maurizio Marchei, personaggio molto noto a Perugia, che ha subito una disavventura, una rapina, e ci racconta qualcosa. Beh sì, io ho subito una rapina qualche mese fa e quindi sono contento di poter partecipare a questa manifestazione che fa Scelta Civica proprio perché mi auguro che si possano sensibilizzare ancora di più le persone che si sono ormai rese conto che a Perugia purtroppo c'è una situazione di degrado e di delinquenza latente che è diventata veramente insopportabile. Ancora in tema di sicurezza sentiamo Paola Gagliardini, candidata di Scelta Civica per Perugia, che ha subito un'autentica disavventura in casa. Com'è Sì, andata? è vero, io ho subito una rapina lo scorso anno in casa, ero in casa con mio figlio di notte, alle 3 di notte mi sono trovata una persona in fondo al letto e devo dire che non è stata una sensazione piacevole, anzi siamo stati terrorizzati per mesi io e mio figlio. Per fortuna, mi hanno detto i carabinieri, siamo stati fortunati perché non abbiamo subito violenze fisiche di nessun tipo, però devo dire che è stata un'esperienza terribile ed è anche per questo motivo che io ho scelto di candidarmi a queste prossime elezioni per cambiare qualcosa nella nostra città, perché come cittadina, come madre, come imprenditrice voglio che questa sia una città bella da vivere, una città sicura. Una città dove uno non ha paura di uscire per strada. E nel programma, nel nostro programma ci sono molti punti relativi alla sicurezza, l'illuminazione, le telecamere, ma soprattutto far ripartire l'economia perché lasciare quartieri abbandonati dove le attività chiudono e c'è una desertificazione di interi quartieri, questi quartieri vengono poi lasciati in mano alla delinquenza che imperversa in questa città.